Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi continuiamo con la carriera, round 7. Siamo settimi in classifica generale a 54 punti, difficoltà 90, il che vuol dire, a mio modesto parere, un buon risultato. Non siamo stati molto fortunati, abbiamo commesso parecchi errori, abbiamo fatto sicuramente due gare a 0 punti, forse 3, ma non vorrei dire una sciocchezza, forse no. Attenzione, si va a vincere la rivalità. Attenzione, rivalità vinta contro Stoffel Van Dorn. Allora, prossimo weekend hai un messaggio. La scuderia è piuttosto delusa. Grazie a casa, sempre molto di conforto. Devi lavorare di più per centrare gli obiettivi fissati dalla squadra. Lo sviluppo ne soffrirà se li manchi, e anche il rinnovo del tuo contratto. Pina, te cammina, eh? Oh, Canada. Bella Canada, mi piace. Mi piace Canada. Ok, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla macchina prima della FP1. Che pezzi? Ti prego, dimmi che il motore è stato completato. No. Batteria, usura batteria, vabbè. Vabbè. Come sempre ci vediamo nelle qualifiche col giro veloce e adesso mi butto. Mi butta di brutto. Di brutto. Ok, ragazzi, allora abbiamo completato le prove libere, i programmi di prova. Siamo andati abbastanza bene. Nella prova libera 3 abbiamo fatto il secondo tempo. Il giro più veloce è stato fatto nelle prove libere 2 ed è stato un 1:11:08 circa. Vediamo i messaggi. Buona fortuna, previsione del tempo. No, ok, coperto, ma non piove. A posto. Andiamo alle qualifiche e proviamo subito a fare il tempone. Allora, abbiamo perso telemetria, praticamente non abbiamo nessuna delle informazioni dei sensori. Adesso stiamo indagando, quindi abbi qualche minuto di pazienza se vuoi. Oh, comunque ogni volta che iniziamo le qualifiche c'è un guasto. No, ragazzi, il disastro. Mi sono dimenticato di sostituire i componenti. Abbiamo la macchina distrutta. Abbiamo il cambio e l'MGUH completamente fritti. Posso cambiarli da qua? Sì, posso cambiarli da qua. Proviamo a tenere questi pezzi, ragazzi. È un investimento che facciamo per la gara, perché Ok, aggiorniamo prima li l'assetto. montiamo quelli nuovi e prima si consumano. Gomma fredda o... Ma che sgomma così? Slitta. Hartley, ti prego, non mi rovinare il giro. Mamma mia. In carità, lui si voleva spostare, però si è rimasto nella traiettoria migliore per raggiungere la velocità massima. Fila sulla Buono. griglia. Le qualifiche sono terminate, siamo pronti Ottavi. per un'altra entusiasmante gara domani. Le prime tre sono Hamilton, Ricciardo e Max Verstappen.
Siamo nell'ultima posizione buona. L'appuntamento è per la gara di domani. Ok ragazzi, siamo tornati. Buongiorno. In realtà qua è sera. Ho cambiato outfit. Spero che non vediate che sono in mutande. Ok. Dettagli. E questa è la nostra strategia di gara. Allora, partiamo con una Hypersoft e poi Supersoft, perché la Ultrasoft non mi fido, arrivava alla fine molto consumata e preferisco la Supersoft. Abbiamo aumentato un po' il carico del serbatoio perché voglio fare i primi giri in... aspetta che sta dormendo ragazzi. Con la miscela grassa per spingere bene e andiamo ragazzi. Questa è una buona gara. Dimmi che c'è il microfono acceso, ok. Questa è una buona gara e possiamo portare a casa dei punti importanti. La top 5 secondo me si può fare, bisogna vedere di non commettere errori per tutta la gara. Buono lo scatto, mettiamoci all'interno. Dove voleva andare? Chi è che mi sta speronando di brutto? Qui siamo in troppi ragazzi. Oh Vettel, dove cosa mi tocchi qua? Ragazzi, collisione con Raikkonen. Ok, siamo entrati un po' cattivelli, devo dirlo. Però questa è una pista buona, ci piace, non possiamo giocarcela. Dobbiamo portare a casa il miglior risultato possibile. Abbiamo messo un po' più di benzina per sfruttare la miscela grassa, anche se consumeremo un po' i componenti. Ora ricordiamoci dopo i rettilini di chiudere l'ERS. E se no. Stai arrivando al limite dell'erogazione dell'ERS e perdendo energia prima della fine del giro. Diminuisci l'erogazione dell'ERS per evitare che accada. Vabbè, il rettilineo lo spalanco l'ERS. Ma faccio, dormo? C'è Ricky. Porca vacca. Sono arrivato lungo alla prima. Peccato, ci eravamo avvicinati. Allora, quella curva lì devo tagliarla un po' di più. Ricky, anzi Verstappen, mi spiace ma... Dobbiamo moderare la modalità di erogazione dell'ERS. È a zero. Cosa vuoi? Come la devo mettere? Meno uno? Adesso la metto sul passo però. Alex. Raghi. Hamilton, porca vacca, Hamilton in questo mondiale sta facendo strage, cioè ha già una trentina di punti di vantaggio sulle due Ferrari in campionato. Attenzione, oh, non stiamo mica scherzando con Ricciardo. Siamo fatti sotto abbastanza. Non commettiamo errori adesso però. Ma eccolo, è arrivato. Allora, questa curva la devo capire io, perché mi è già capitato altre volte di fare un sovrasterzo così. Eppure sembra che più la prendo piano, più mi va in sovrasterzo. Forse freno troppo, semplicemente. Devo farla scorrere un po' di più. Allora, miscela, siamo a più un giro. Noi abbiamo il pit stop al quinto, mi pare, quindi... Porca vacca, come spinge il motore Ferrari.
È uscito bene stavolta. Il distacco dalla prima posizione è 7,1 secondi. Come va Hamilton, mamma mia. Un po' di sovrasterzo. Vedete? Se mollo un po' prima, a metà curva, se mollo il freno invece di tenerlo pinzato. Riteniamo che la batteria sia Bomber! Questo tamponi. Ah, mi sono dimenticato di togliere l'ERS. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,5 secondi. Lunghissimi, lunghissimi, lunghissimi. Qui dobbiamo tenere. Dobbiamo cercare di tenere la posizione prima di entrare al pit stop. Arriva! La Hypersoft inizia a dare qualche segno di cedimento. Ho sbagliato. Abbiamo rischiato, abbiamo rischiato. Abbiamo tagliato un po' troppo, vabbè. No, mi sto un po' impanicando. Cavacca, come ho premuto il gas fino in fondo. Ma questa? Oh, Bomber. Chissà quant'è che era così, fuori fuoco. Continuiamo. Bomber! Per favore, riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Allora, qui dobbiamo un attimo riprendere the concentration. Allora, ora rientriamo ai box. Se questo giro ricorda il limite di velocità o riceverai una penalità, ricordatene quando ti avvicini. Attento, ho messo automatico, io entro a cannone e poi si ferma da solo, dai. Allora, facciamo sto stop. Mi raccomando, non bevete se dovete guidare. Ancora Vanny Games per il sociale. Si è fermata anche una Haas. Attenzione, andiamo davanti? Andiamo davanti? Attenzione, siamo finiti, non siamo ultimi, ragazzi. Occhio che abbiamo le gomme fredde. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Capito, l'ho messa di più apposta. Risparmiamo ERS. Che è bandiera gialla? Chi è che ha fatto il danno? Hulkenberg, fuori dalla gara Hulkenberg. Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Siamo troppo lontani, peccato. Dai, dai, Stoffel. Ho avuto paurissima. Ma voi quando è che rientrate ai box? Invece di farmi rischiare? L'alettone? Quasi quasi mi tolgo la grassa. Ah, ho dovuto mollare il gas. Peccato. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme ultramorbide. La vettura dietro di te monta gomme
Mamma mia che pelo. Allora, voi adesso rientrate ai box, vero? Qui è pericolosissimo superare, però. Perché poi c'è la S alla fine che... Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Ha rallentato... Ero pronto a evitarlo, ma sto qui ha rallentato perché entrava ai box. Quindi il mio cambio di traiettoria non teneva conto del fatto che lui avrebbe frenato. Ragazzi, questo è un duro colpo. Questo è un duro colpo. Attenzione, ne approfitta Vanni! Porca vacca, ci abbiamo fatto dietro, ragazzi, non si scherza. Ma tu dove vuoi andare? Vorrei sapere io. Erickson. Ragazzi, spero che questa lettone, questa ala anteriore non ci rovini la gara. No, c'è qualche problema qui. Allora, provo a stare fermo qui a questa stessa distanza, però. Abbiamo preso l'erba. Quel contatto con quel mongoloide lì, 14esimo, non ci voleva. Adesso ci tocca fare un'altra, l'ennesima gara in difesa. E quello è il punto. Zero contatto! L'altro nello spazio era quello. Peccato ragazzi, peccato perché... Porca vacca, siamo in P3. Oh, stavo per dire, potevano giocarci il podio. E allora ancora più peccato perché ci potevano giocare la seconda posizione. Sì, comunque quanto... Cioè quanto va forte Hamilton. Allora, adesso, ragazzi... Oh, non giriamo a destra. Ragazzi, sarò più silenzioso perché... La vedo durissima, 8 giri. Il problema è che sono tutti qua. Non c'è solo Hamilton, c'è solo Vettel. C'è Bottas. Madonna come le abbiamo staccate in questa chicane. Non si molla però. Abbiamo fatto questa scelta, è una sfida personale contro noi stessi, noi replay. Però se non curvi, i replay non li facciamo. Quindi questo è quello che ci è capitato e questo ci teniamo. Attenzione, oh. Attenzione. Attenzione. Così dobbiamo guidare, guida pulita, dai, concentrazione.
Così dobbiamo guidare, così. Ok, il distacco è 3,0 secondi. Il distacco dalla vettura dietro di te è 1,6 secondi. 1,6, quindi non ha il DRS. Ottimo. Ed è un'ottima cosa. Qui purtroppo abbiamo calato un po' le velocità, perché con l'alettone così, l'ala anteriore messa male, non ci aiuta. Dai, dai, apri tutto, apri tutto. Sapete cosa? Se non commettiamo errori come abbiamo fatto negli ultimi due giri, o ultimo giro forse, più che ultimi due, ce l'abbiamo il passo di Ricciardo. Il problema è che ormai è troppo lontano forse per raggiungerlo. Cioè, abbiamo lo stesso passo, quindi manteniamo la distanza, ma non recuperiamo. Comunque rimane il fatto che non dobbiamo commettere errori, che non è una cosa da poco. Urca, Bottas ha passato Vettel. Vuoi dirmi che Bottas è più veloce? In effetti si è avvicinato, eh. Rischiamo il podio, ragazzi. Traversino coccolino. Peccato per quel danno, non ci voleva. Ma scusa, quando dicono attendi che lo ripariamo, lo riparano veramente o è una cazzata? Si sta avvicinando Bottas. Ho paura. Ho paura che il podio dobbiamo rimandarlo. Decisamente più veloce. Distacco dall'auto davanti 3,1 secondi. Comunque, ragazzi, allora, come velocità massima siamo messi male, perché vedete come si avvicinano. Però in accelerazione non si scherza, eh. Accelerazione non si scherza. Peccato, peccato per questo danno, che qui si portava a casa un podio. Ma non è ancora detta l'ultima. Ci difenderemo con le unghie e con i denti. Con le unghie e con i denti. Occhio Bottas, che i muretti sono duri. Chissà che deve star zitto, che è meglio. Porca. È stato un bel sorpasso questo, pulito, preciso, ci ha chiuso la traiettoria. Ah, ho sbagliato il tasto. Niente da fare, ragazzi, mi sa che porca vacca! Qui come finisce? Si butta dentro, per forza. Ma ce l'abbiamo noi, a favore quella. Cazzo, è andato forte all'esterno, è andato forte all'esterno. Oh! Mamma mia, come ha frenato qui, maledetto. Siamo arrivati lunghi. Ragazzi, è stato un bello sconto. L'abbiamo perso, però è stato un bello sconto, bisogna ammetterlo.
ci siamo bruciati le gomme per fare sta cosa, ce le siamo bruciate veramente. Sì, le gomme sono in sofferenza, anche adesso l'ho sentito traversino coccolino. Dobbiamo stare attenti però, manteniamo la concentrazione per i prossimi tre giri, perché non si scherza qua. Non si scherza perché... abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Guarda come usciamo forte da quella S, ci siamo avvicinati di 10 metri. Solo lì. Peccato che poi il resto... facciamo fatica. Il distacco da quella dietro è 2,5 secondi. Dobbiamo essere dolci con le gomme adesso. Coglione, scusate la parola, ma cosa guardo dietro? Pensa a guidare, Tino. Le gomme, le sento che vibrano, mamma mia. Le sento vibrare, letteralmente. Hamilton è in testa. Concentrazione, concentrazione, ragazzi. Eppure non ho... ma sono finite le gomme, ragazzi, sono finite completamente. Allora, ci va bene che lì non so cosa sia successo, forse c'è un po' di bagarre e hanno perso qualche metro. Ho messo un attimo la magra perché... stiamo facendo fatica a questi giri, Stiamo facendo veramente fatica in questi giri. Nelle curve inizio a sentire le gomme che vibrano. Non tengono più. Abbiamo un buon margine su Perez. Attenzione, Raikkonen ha perso la posizione su Perez. Questa è un'ottima cosa per noi, perché significa che si stanno dando battaglia lì e perdono tempo. La P4 si fa sempre più verosimile. Alcune informazioni su Raikkonen, sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura. Ah, vedete, vedete. Dai, 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 ragazzi, dai, ragazzi, ultimo giro. Sei all'ultimo giro. Oh, grande risultato questo, bisogna portarlo a casa. Hamilton, un alieno. Brutta questa. Ci va bene che abbiamo sufficiente margine. Allora, salvo errori gravi. E meno di un giro dobbiamo fare. Sto guidando molto safe. Molto safe. Sto guidando veramente piano. Ci bruciamo il vantaggio che abbiamo su quelli dietro, ma non voglio rischiare. Non voglio rischiare la P4. Abbiamo un incidente adesso. Ci bruciamo dei punti che non fanno comodo di più. Non usiamo neanche l'ERS, che ci consumiamo i componenti. È fatta, ragazzi, è fatta! È fatta! Che guida, che la dedico stile a tutti voi. Che stile! Grandi, ragazzi, P4. Peccato, rimane un po' di amarezza perché sappiamo, lo sappiamo, guardiamoci negli occhi. Lo sappiamo che poteva essere qualcosa di meglio. Il podio, senza quel danno, il podio era nostro. Peccato, però ottimo risultato. L'obiettivo era la quinta posizione, abbiamo fatto quarti. Sempre P7.
Ed ecco siamo come si a meno 13 da Verstappen. I punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. Ok, abbiamo fatto l'ultimo componente di resistenza, dopodiché non ne faremo più qua. E andiamo a potenziare motore, telaio, aerodinamica, tutto. Allora, come al solito mi farò l'evento invitational e poi ci vediamo il prossimo weekend, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, mi raccomando, fate vivere questo canale, commentate. Seguitemi su Instagram vanni.games, seguitemi su Twitch Vanni Twitch live lunedì e giovedì alle 9 di sera, mentre i video sul canale d'ora in poi saranno fissi il martedì alle 16 e il venerdì alle 14, più un extra alla domenica se riesco. E niente ragazzi, mi raccomando, bevete responsabilmente e ci vediamo alla prossima. Bella raghi.